Grazie di essere venuti qui in questa quantità che non mi sorprende perché ieri sera sono venuti in anticipo per vedere lo spettacolo su Gaber, di e su Gaber ed, è, ed era strapieno molto più di quello che mi sarei aspettato per uno spettacolo a dieci anni dalla morte, so quanto è la grande l'affetto per Giorgio Gaber però sono rimasto davvero... Impressionato e so, perché ho incontrato il Presidente della Camera, Laura Boldrini, che alla sua apertura di questa uh, festa, chiamiamola festa, eh, c'erano altre tante persone come ci sono stasera vi ringrazio perché poi in più stasera piove. E parto proprio da uh, questo spettacolo di, di Esu Gaber che ho visto. La cosa che mi ha uh, fatto colpo uh, come giornalista e mi sento, parte in causa, che a un certo punto <coughs> Paola Turci, una grandissima cantante, ha ricantato una canzone di Gaber che aveva come oggetto i giornali e i giornalisti. E due versi di questa canzone. In uno si diceva che i giornalisti più o meno sono come i politici eh, che avevano <coughs> avuto delle responsabilità nel non... Non dire le brutture eh, a cui avevano assistito per anni. E un altro finale, un po' così, un, un po' andante, che diceva che i giornali sono belli per il cesso. Due versi, dicevo, eh, così hanno scatenato un uragano d'applausi. E mi è venuto da eh, ripensare, così entriamo direttamente nel vivo senza farci dei complimenti, che. Eh, quando si dice i nostri problemi sono dovuti a internet, eh, abbiamo, siamo scavalcati il tema di cui parleremo stasera, ma occorre, una, occorre forse fare una premessa, che eh, i giornali, non noi tre che siamo qui stasera, ma forse anche noi tre, e i giornalisti in Italia hanno una percezione diversa da quella che è la percezione dei eh, loro colleghi nel mondo anglosassone ed è una percezione che non dico che li assimili ai politici, ma quasi, cioè, eh, come eh, personaggi che, così strani, che non hanno fatto fino in fondo il loro dovere, che sono stati complici della classe politica o delle classi politiche, visto che parliamo di due repubbliche, prima e seconda repubblica degli anni passati e che eh, vivono in una maniera ostentata come i politici, c'è qualcosa, eh, qualcosa che, eh, che, ripeto, avvicina la percezione dei giornalisti a quella, a quella dei politici. Siccome so che Lucia Annunziata, che conosco da quando era bambina, eh, e ci conosciamo ovviamente, io ero già grandicello, e dicevo, so che è un tema che l'ha eh, sensibilizzata prima eh, che andasse in America, all'inizio no, il il all degli anni Ottanta, già prima, appunto negli anni Settanta, e poi l'ha tenuta sensibile anche dopo, volevo chiederle di commentare questa ovazione a un verso della canzone di Gaber. Beh, intanto buonasera eh, per me venire a Torino è sempre un po' non ho mai perso diciamo l'emozione del meridionale che arriva a Torino insomma devo dirvi così come non ho mai perso neanche il disagio del meridionale che viene a Torino insomma no? cioè uno si sente è sempre più facile per un meridionale in questo paese prendere l'aereo e andare in Canada ho detto Canada ma non era una citazione di Marchionne, era proprio la prima cosa che volevo dire e piuttosto che non era un omaggio a Marchionne cioè non era niente mi sono resa conto che ho detto Canada ma no, non intendevo e, <coughs> no, volevo, per non dire la solita New York eccetera insomma no? che è più facile andare ad Hamburgo eh, mettiamola così che andare eh, eh, a Torino che è un'esperienza che eh, per un meridionale è sempre una cosa molto strana perché è, è anche diciamo, l'invito di stasera, devo dire, poi ci arrivo Paolo, però è, è un, una cosa molto interessante perché a Torino c'è tutta quest'anima democratica no? che si incarna in tante manifestazioni, tutte seguite dalla parola democratico. No? E ci sono le case editrici, ci sono le lotte democratiche, c'è la Biennale democratica, c'è lo spirito della democrazia. Uh, italiana aleggia qui, <coughs> e quindi insomma uno si sente sempre: Oddio, avrò tutte le carte a posto. E, e più o meno per cui dicevo, eh, vi ringrazio di questo invito e di essere qui anche perché ho lasciato la stampa sei mesi fa e quindi è la prima volta che torno. Eh, credo che lo spirito di cui Paolo parlava eh, si sente ancora di più a Roma, se, se potete immaginare, non c'è dubbio che in questa faglia di cambiamento molto forte che vive il Paese, io credo bisogna essere onesti e <coughs> sicuramente non perché lo dice il Movimento 5 Stelle, io credo che sia un discorso in generale, i giornalisti sono considerati parte della casta e secondo me i giornalisti sono anche casta, come secondo me sono eh, diciamo, quelle, tutte le grandi corporazioni che... Eh, come dire, danno definizione alla vita pubblica del Paese, con naturalmente in più la responsabilità di definire questa vita pubblica in maniera eh, forse quasi altrettanto grande eh, quanto quella che dà la politica. Su questo non c'è dubbio che eh, le accuse e i sospetti nei nostri confronti sono eh, giustamente eh, soppesati rispetto al peso che abbiamo. Eh, che l'Italia debba cambiare e che ci debba essere un rinnovamento dappertutto insomma, anche nel nostro mestiere, io non ho assolutamente dubbio. Non ho neanche dubbio sul fatto che a 62 anni, se qualcuno si alza e dice che come dire, sono da rotta mare, magari c'ha pure ragione. Insomma, no? Quindi, voglio dire, a 62 anni c'è anche un problema di limiti di età. Detto questo, ehm, vi vorrei però dire che voi non sapete che cosa pensano i politici di noi. Perché mi piacerebbe che voi, come dire, che qualcuno che pensa che noi siamo casta stesse così vicino un'intera giornata eh, sul nostro desk, seduto sul nostro desk e sentireste eh, qua, cosa pensano di noi quelli che voi pensate che noi siamo, a cui noi siamo vicini, insomma, cioè pensano ancora peggio di noi. E non pensano che siamo casta, ma pensano che siamo delle persone che fanno i loro giochi, che gli stanno dietro eh, sospettabili perché comunque non anch'essi gestori di un pezzo di potere che comunque il giornalismo, il politico non riesce completamente a controllare. E questo è il punto, io credo. Io credo che tra giornalismo e politica e lasciamo perdere un attimo la situazione italiana e guardiamola per esempio nel luogo che ha inventato poi il giornalismo per terzo per eccellenza insomma che poi il mondo anglosassone perché il giornalismo in cui tutti noi viviamo comunque è nato nel mondo anglosassone insomma no? ed è nato lì perché lì e qui ci sono illustri costituzionalisti lì è nata l'idea di una divisione di un controbilanciamento di poteri ben prima che noi facessimo lo Stato italiano ben prima che nascesse anche l'autorevole Corriere insomma, no? Quel mondo lì, eh, in quel mondo lì che istituzionalmente ha un rapporto tra politici e giornalisti separati e di reciproco controbilanciamento, il rapporto è ancora più diciamo, forte, ancora più volente, ancora più un gioco di chi piega chi, diciamo. non perché i giornalisti sono delle colombe, perché i giornalisti non sono delle colombe, i giornalisti esercitano anche loro un potere e hanno anche loro... Uh, come dire, il potere di, in qualche modo, forse l'immaginazione di avere il potere di riuscire a condizionare la cosa pubblica, quindi in questo senso sono due poteri separati che non si amano, che giocano continuamente l'uno con l'altro a definirsi. A volte è una partita anche mortale, perché ripeto, insomma. Eh, non è facile trattare con la politica, io faccio giornalista politica da tanti anni e loro hanno, Paolo ha fatto la stampa, ha fatto il Corriere, io credo che eh, lui naturalmente, io mi immagino sempre che Torino è un posto più decoroso degli altri posti d'Italia, probabilmente forse questo è un posto dove le cose sono un po' meno aggressive, insomma almeno così uno si ama immaginarsi, però gli scontri sono molto molto forti. Ciò non vuol dire che noi non accettiamo, ed è vero, che il giornalismo è un potere, poi ognuno di, noi, ognuno di noi va giudicato per quello che fa. E devo dire che su questo almeno una cosa noi abbiamo, che è un vantaggio e uno svantaggio: un vantaggio per il pubblico e uno svantaggio per noi. Eh, noi ci mettiamo la faccia, noi andiamo in televisione, eh, noi parliamo. Se io dico impresentabili poi me la devo tenere tutta quanta questa cosa insomma no? cioè, peraltro è stato no, vi dico è stato un errore e mi sono anche scusata in televisione perché secondo me eh, è stato un errore cioè non, 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 non si definisce in maniera così apodittica una persona che sta intervistando però non è stato un errore il tema che io ho sollevato prima che era il fatto che contro i giudici non si marcia perché il tema con cui stavo, su cui stavo parlando con Alfano era il fatto che l'ex ministro della giustizia a capo di 150 senatori e deputati era andato fino a davanti alla porta del giudice che in, quel vero, in quello stesso giorno avrebbe dovuto giudicare il capo di quel partito allora io ho sbagliato perché da un punto di vista come dire proprio di dialettica non si fa in particolare il servizio pubblico e me ne sono scusate il punto l'ho tenuto però quello per esempio è una cosa per cui è un esempio che non riventico, ma anche riventico per dire ognuno di noi è lì, ci mette la faccia, scrive delle cose, per strada viene una volta premiata, una volta insultata, e quindi io credo che siamo sì una casta, dobbiamo anche cambiare, però è vero che ognuno dei nostri percorsi, volenti o nolenti, sono percorsi eh, trasparenti, e credo che quindi il problema non è negare il potere che ha un gruppo sociale, il problema è... Eh, renderlo attraversabile, renderlo trasparente e starci. Grazie. Eh... In giro più o meno la stessa domanda a Mario Calabresi, direttore della stampa, voi tutti qui lo conoscete. Con una precisazione, che negli anni in cui, ammettendo che sia vero che i giornalisti si sono trasformati in casta, io sono d'accordo con quello che ha appena detto Lucia Annunziata, cioè c'è cioè caso a caso, le potrei obiettare che anche per i politici c'è caso a caso, che uno si trova dentro e questo sentimento però di insofferenza va spiegato al di là del fatto che ci sono anche dei politici buoni e ci sono anche eh, dei giornalisti buoni. Ma eh, Mario Calabresi ha un vantaggio che eh, negli anni in cui, ammettendo che sia vero, ci siamo trasformati in casta, si sono trasformati in casta perché io adesso faccio l'editore di libri da quattro anni, quindi li guardo, li guardo con un certo distacco e sono pronto a metà di questo dibattito a chiamarmi fuori e a rivendicare che mi occupo di Plutarco piuttosto che di Carlo Magno. Ma dicevo, eh, Mario Calabresi, in quegli anni in cui ci saremmo trasformati in castro, ci guardava da lontano, ci guardava dal mondo anglosassone, stava negli Stati Uniti, che, eh, di cui ha appena parlato Lucia Annunziata. Quando sei tornato, che impressione hai avuto relativamente al tema di cui parliamo qui stasera? Poi parliamo anche di sì, nuove sì. tecnologie, eh, ma insomma. Eh, eh, a me colpisce molto il dibattito che c'è in Italia in questo momento. E mi colpisce, vi faccio un esempio: sono andato al Quirinale il giorno in cui ero a Roma e ho visto che era il giorno in cui Napolitano incontrava Grillo. Siccome poi come dire, un istinto cronistico è prevalente. Mi sono fatto accreditare e sono andato perché volevo vedere la conferenza stampa di Grillo eh, al Quirinale, volevo vedere quell'immagine, immagine che non c'è stata perché Grillo se n'è andato. E allora ho chiesto immediatamente di, 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 di perché Grillo se n'è andato, che cosa ha detto. E mi hanno raccontato che proprio dietro eh, Grillo ha detto: Per carità, io non li voglio vedere i giornalisti, quelli sono un'altra casta. Il primo disegno di legge che. Proporremo sarà per togliere il finanziamento pubblico, per abolire l'ordine dei giornalisti. Mi fanno schifo e se n'è andato. Tra l'altro, andandosene, siccome normalmente si va in conferenza stampa e, e la delegazione dopo entra dal Presidente della Repubblica e quindi c'è una, una stanza di compensazione. Fa per aprire la porta quando uno dei funzionali gli dice c'è Berlusconi dietro quella porta, il che grillo arretra perché non sa più dove andare, mi hanno indicato, ha preso una porticina con una scaletta che portava in cortile per evitare Berlusconi. Allora, questa cosa mi è rimasta nella testa, ero lì e mi ha colpito. Eh, Paolo Mieli dice, eh, io sono arrivato quatt quattro anni fa, alla fine di aprile, a fare il direttore, e io in questi quattro anni ho visto un'altra storia. Io ho visto una storia in cui il rapporto con la politica è sempre stato... Faticosissimo e problematico, l'accusa dei politici è stata continua ed era voi state distruggendo la politica perché ne tirate fuori tutti i giorni uno scandalo, è troppo, state facendo troppo un massacro della politica. Tra l'altro, vorrei dire una roba: la parola casta non l'ha inventata la rete, l'hanno inventata due giornalisti della carta stampata del Corriere della Sera, Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella. Forse sotto la direzione sotto di Paolo. Sotto la mia, mia direzione, sì. Ecco, allora, la parola casta e le denunce di tutto quello che ha fatto la casta vengono da lì. Vengono, cioè, i primi che raccontano in maniera diffusa le storture del potere italiano, i privilegi, i benefit, tutto ciò che è diventato odioso a noi nell'ultimo decennio, sono due giornalisti tradizionali della carta stampata Nati e cresciuti in quel mondo lì, che fanno un lavoro d'inchiesta e ne fanno un libro che avrà, per Rizzoli, se ricordo male, che avrà un successo strepitoso, tant'è che darà il segno di un tempo, un nome, eccetera, eccetera. In questi anni l'accusa che io ho sentito, mi colpisce perché lo diceva Lucia Annunziata, a me l'accusa che ho sentito è quella continuamente di dire: ecco, ma con tutte queste cose, le intercettazioni, le storie che avete tirato fuori, voi avete distrutto una classe politica, avete fatto di tutta un'erba un fascio e avete distrutto tutto. Adesso ho vissuto questo e sentir dire: eh, ah no, però sono stati complici dico, ma chi le ha denunciate negli ultimi anni tutte queste cose? E c'è una cosa che mi, che mi risuona, che ho visto negli Stati Uniti e che sta accadendo in altri paesi del mondo, che è questa idea, questa cosa che si racconta, per cui si dice, la rete è molto più democratica, perché nella rete i politici possono parlare direttamente ai cittadini, non è che c'è... Qualcuno che fa un'intermediazione, leviamoli di mezzo questi giornalisti. Io vi parlo direttamente. Questa cosa, il primo che l'ho visto a fare in maniera molto professionale e direi splendida, è Barack Obama. Con un risultato: che Barack Obama ha fatto la metà delle conferenze stampa di George Bush alla Casa Bianca. E che durante la campagna elettorale che io ho seguito. Finiva sempre che noi sentivamo il discorsetto di Obama che faceva, che si era preparato e che era tutto scritto. Poi ci avvicinavamo per fare una domanda e lui se ne andava e non c'era mai la possibilità di fare una domanda. Mentre a me era capitato di viaggiare con George Bush, George Bush e le domande gliele facevi e George Bush era considerato il peggio del peggio. A Obama non c'era mai la possibilità di fare una domanda. Però Obama passava, voglio dire... Mi è piaciuto, l'ho seguito, mi sono appassionato della sua campagna elettorale. Ma la sua campagna elettorale non aveva mai il confronto con i giornalisti. Però questo veniva presentato come una grande novità. Io a un certo punto ho iniziato a dire, ma non sarà che in questa novità, venduto come novità, c'è un saltare il corpo intermedio che però è quello che ti mette davanti alle responsabilità di fare domande. La conferenza stampa tra l'altro nasce cento anni fa esatti, questo mese. Nasce alla Casa Bianca e nasce con le presidenze americane che incominciano a farsi fare le domande dei giornalisti. Prima erano domande scritte, poi diventano domande orali, prima andavano preparate, poi le risposte poi vengono, iniziano a filmarle, poi iniziano a registrarle, eccetera, eccetera. Vi faccio un altro esempio. In Argentina, la, la presidente dell'Argentina, Cristina Kirchner, che è in rissa soprattutto con un gruppo editoriale, con il giornale che le fa opposizione che si chiama il Clarin, la Kirchner a un certo punto che cosa ha detto? Si era stufata delle domande del Clarin domande che le davano fastidio e quindi ha iniziato a dire, basta con questi giornalisti, sono dei provocatori facciamo così, io parlo direttamente tutti i giorni al popolo basta, è molto più democratico così fine, non ha mai più fatto una conferenza stampa, dice tutto il giorno, tutti i giorni quello che vuole e nessuno gli fa una domanda Nessuno gli fa più una domanda, nessuno si alza e gli dice mi scusi ma come funziona questa cosa? Perché avete fatto questo? Ci spiega questo, ci spiega quell'altro? Non c'è nessuno che può studiare delle carte e fargli una domanda. Sono scomparse queste cose. Allora io oggi vedo, visto che parlavamo di Grillo, vedo e mi stupisco, dico in tutto questo tempo Grillo ha parlato tanto ma non ha mai risposto a una domanda. È sano non rispondere mai a una domanda? A me non sembra sano. E allora io quando sento? L'altro giorno noi abbiamo fatto un editoriale sulla stampa, l'ha scritto Cesare Martinetti, di fronte ai primi due proposte di legge depositate dal Movimento 5 Stelle, che parlavano dei giornalisti. La prima, togliere il finanziamento pubblico così basta che i giornali prendano soldi pubblici. Io dico: ben venga, la stampa non prende finanziamenti pubblici, non prende soldi pubblici, facciamo da soli. E anche le nostre perdite ce le facciamo da soli. E... Dall'altra parte, aboliamo l'ordine dei giornalisti. L'ordine dei giornalisti, se io penso che ci sia bisogno di qualche cosa come dire, che garantisce un minimo di etica comune. Poi, se questo è vissuto come una casta, togliamolo, chiamiamolo in un altro modo, non ci interessa. L'ordine dei giornalisti di per sé non dà niente. La gente ti dice: Ah, ancora ci avete le tessere con cui si va non lo so, al cinema gratis piuttosto che sui treni, sugli aerei. Io purtroppo sono arrivato tardi, ma non ho mai visto niente di tutto questo. Non ho mai visto una tessera per andare a un cinema, andare da qualche parte, andare da nessuna parte. E, e, e quindi, come dire, non ho goduto di questo. Quando sono entrato, un vecchio giornalista mi dice: Sei entrato troppo tardi. Gli upgrade in prima classe sono finiti da un pezzo ormai è tutto economico. E quindi questa, questo tipo di polemica, il giornalismo ha bisogno di rimettersi in discussione. Ma io quando vedo queste cose ho come un sospetto: cioè, in questi anni, troppe volte ho visto negli ultimi quattro anni, i disegni di legge sui giornalisti usati come intimidazione alla categoria. Quando si diceva che si, doveva, si dovevano mandare in galera i direttori se si pubblicavano le intercettazioni sui giornali o gli atti dei processi, del, delle indagini. Scusatemi, ma a me questa sembrava un'intimidazione ai giornalisti. Non mi sembrava qualcosa che aveva molto a che fare con la democrazia. Allora, quando si incomincia tutti i giorni a dire che i giornalisti fanno schifo, che bisogna partire da loro, eccetera, eccetera, a me la cosa che sembra è che si cerchi di dire, ai giornalisti, tutte queste domande, tutte queste cose ci danno fastidio. Un po' di lato, noi politici vogliamo parlare direttamente con i cittadini. Grazie. E a me sembra che Mario Calabresi abbia uh, centrato un tema di cui mi sono reso conto anch'io personalmente, che è questo: confrontarsi con la rete, o se volete più modestamente alla radio, perché la televisione non li fa, a volte ci sono dei dibattiti radiofonici in cui telefonano degli ascoltatori fanno delle domande o fanno delle obiezioni. Mi sono reso conto che è molto più facile che confrontarsi con i giornalisti e voglio spiegare perché. I giornalisti sono delle persone pagate per eh, documentarsi e reggere eh, alla seconda domanda, perché eh, riuscire a, eh, a produrre un'invettiva, un'accusa, una mala parola. Eh, Un'aggressione. Quello eh, se, se me lo consentite sono capaci tutti. Chiunque sa apostrofare qualcun altro come se fosse al bar. L'importante è la libertà di stampa, la libertà di stampa e la capacità della stampa nasce in un altro modo. C'è una cosa che eh, Lucia Annunziata ha ricordato spesso, intervenendo in maniera dotta eh, in questo tipo di dibattito, che è un grande precedente di 160 anni fa, quello della guerra di Crimea, quando, e fu il primo, eh, la guerra di Crimea era una guerra che opponeva eh, gli imperi ai russi e capitò all'Inghilterra una cosa che voi conoscete perché hanno fatto infiniti film ed è passata alla storia, che è la carica di Balaclava, 600 lanceri che per delle rivalità fra generali che erano il meglio della cavalleria britannica, ricordo bene, no? questo fu mandato allo sbaraglio e, eh, di fronte ai russi che erano stupefatti e ammazzarono tutto questo fiorfiore della cavalleria britannica e fu uno shock come le torri gemelle, come l'11 settembre, sì. una cosa che accade in un giorno solo. Bene. Un piccolo, giornale, un piccolo giornale, non il Times, il London Times mi sembra, un, un giornale minore, riuscì a entrare in possesso dei cablo uh, dei due generali, anzi dei cablo di uno e del conflitto uh, che era nato per cui per orgoglio questi generali non avevano dato retta l'uno all'altro e venne fuori... Che, eh, che questi generali erano colpevoli di quello che era accaduto, cioè la colpa non era di un'insufficienza di questi 600 lancieri, ma era dello Stato Maggiore. Questo piccolo giornale lo pubblicò, i giornali più importanti li ripresero, ma poi soprattutto ressero alle contestazioni, ressero eh, al tentativo del potere, allora erano appunto gli Stati Maggiori inglesi. Eh, che cercarono di sconfessare quello che questi giornali riportavano, invece questi continuarono e si arrivò a una repulisti nello Stato Maggiore. E fu uno shock nello shock perché si capì che quei ragazzi non li avevano uccisi i cannoni russi, ma li avevano uccisi questi due generali presuntuosi in rivalità tra loro. Questo per dire che la capacità eh, che hanno i giornalisti non è quella di fare un bercio da bar, un grido, un'invettiva. Quello eh, lo sapete, sono capaci tutti di urlare, di imitare il linguaggio di alcuni talk show televisivi e eh, prodursi in un'invettiva. La vera capacità dei giornalisti è di reggere. E di controbiettare a una risposta evasiva del eh, potere politico, di qualsiasi potere economico, o qualsiasi altro potere. Io penso che, ed è questa eh, la suggestione che vorrei trasmettere a Lucia Annunziata, che eh, il passaggio dal eh, giornalismo eh, strutturato, cioè il giornalismo dove c'è qualcuno che è pagato per formarsi, per reggere, per controbiettare al giornalismo anarchico generalizzato della rete può portare molti più spunti da parte di questo giornalismo anarchico ma non ha una capacità di eh, sostenere un confronto oh, forte con, il potere, con le istituzioni e con il potere politico. Ma intanto prima di rispondere su questo io vorrei finire però la metafora che, di Balaclava perché poi Balaclava è una grandissima metafora insomma perché c'è stato eh, Paolo vi ha raccontato poi la parte vera, reale quello che entrò diciamo nella storia del giornalismo ma lo stesso episodio dal punto di vista diciamo del potere inglese perché all'epoca Balaclava gli inglesi si trovano di fronte veramente a uno di quei punti come le guerre puniche per i romani insomma no? in cui ho la, eh, o la loro capacità militare si spezzava per sempre, si dilegittimava per sempre, oppure loro la riprendevano in mano. La cosa molto interessante che avvenne intorno a Balaclave è che nonostante tutto questo marcio fosse venuto fuori, alla fine il modo come l'impero eh, digerì tutto questo, incluso nei media, fu quello di dire abbiamo sbagliato, abbiamo ripulito. Però a Balaclava i nostri 600 sono stati gli interpreti del grande spirito inglese che di fronte a un ordine dato, i migliori della nostra gioventù vanno a cavallo e solo con la spada, di fronte a dei giovani che sicuramente falceranno l'intera pianura dove loro andavano alla carica, sono andati per la gloria della per la gloria diciamo, dell'impero, a farsi massacrare con le spade, contro i cannoni, senza dubbio. E divenne Palaclava la storia della bella morte. Una storia che è rimasta, diciamo, come simbolo del fatto che eh, si può perdere anche quando si perde. Si può vincere anche quando si perde. Perché volevo dire in questa situazione qui, volevo ricordare questa cosa. Perché io credo che se noi guardiamo oggi con un passo indietro alla grandissima crisi di rigetto che c'è delle istituzioni, perché poi quello di cui stiamo parlando, stiamo parlando, vorrei dire, ho visto che il presidente Zagrebeschi è andato via, ma mi piacerebbe poi sapere se lui è d'accordo con me. Io credo che l'attacco che c'è nei confronti dei politici quello che c'è nei confronti dei giornalisti e quello che non è tanto lontano neanche nelle diverse modalità di quello che c'è poi nei confronti per esempio dei magistrati. Cioè i magistrati sono un altro corpo intermedio che si sta disperatamente tentando di delegittimare perché non si crede al, alla sua capacità di controllo e si dice è finito tutto e voi che dovevate essere i corpi di controllo non siete stati capaci di fare questo. Il grande rigetto che c'è dietro il tema della casta, che è anche giusto perché il nostro Stato è in default, la nostra politica è in default, noi non dobbiamo sottrarci alla verità. La verità è che il sistema politico è in default ed è stato drammaticamente eh, certificato quando Monti, eh, nel il 17 novembre 2011, ha preso il posto di un Presidente del Consiglio normalmente eletto. Che cosa è stato quello se non la certificazione? che la politica non poteva più andare avanti, quindi siamo in un default. Però la ragione di questo grande default è anche perché lo Stato, noi, il paese non abbiamo la capacità di trasformare una grandissima sconfitta come quella di Balaclava in una narrativa che poi diventa invece un elemento di forza. Io credo che eh, questo Uh, diciamo questo rigetto addentro, al di là di noi, al di là delle polemiche sulla casta, uh, una, la giusta rabbia di chi non capisce dove si va da qui. Cioè la narrativa pubblica si è bloccata, si è fermata, si è, è messa in un imbuto e quello che abbiamo fatto tutto sommato è qualcosa che eh, non piace, non è legittimato, non esiste più. Io credo che questo è che dobbiamo fare i conti con un default politico che comunque appartiene a chi c'è stato dentro. Quindi in questo senso, quello che abbiamo fatto di sbagliato, dobbiamo prima o poi prendercela anche noi sullo spalle, insomma, fatto di sbagliato io non lo so cosa sia, ma sicuramente insomma ognuno ce l'ha. Fatto questo discorso che a me però interessava perché io credo che mh, dobbiamo guardare veramente le cose in maniera un po' più ampia, se no anche questo discorso diventa sempre io, tu, lui e robe di questo tipo, no? e, e, e Misurarsi con internet è più facile che misurarsi con un giornalismo normale. E non lo so, Paolo, perché intanto io non posso dirti di sì, e lo dico anche a te, Mario, perché avendo scelto ad aprile di lavorare come direttore dell'Affington Post, come dire, in qualche modo, se dicessi di sì, dovrei ammettere che ho rinunciato alle mie caratteristiche di giornalista puro, insomma. No? Allora, la mia esperienza come direttore dell'Affington Post, che è stata un'esperienza ed è un'esperienza di profondo diciamo, ricambio mentale del lavoro che ho fatto, insomma, non di metterlo da parte, ma proprio di riverificarlo ad, altri, ad altre cose, è che ci sono molte leggende su internet. La più grande di queste leggende è la semplificazione che viene attribuita ad internet. Che cosa, adesso non sto parlando di se è giusto o non è giusto se internet è contro la carta stampata è meglio o peggio sto di, parlando di una leggenda che è una leggenda secondo me che gira un po' dappertutto ed è che internet è un luogo dove è più facile esprimersi e, e però contemporaneamente diciamo, l'establishment pensa anche che internet è un posto un po' per minus abens no? chi lo usa pensa che internet sia diciamo un luogo più diretto e quindi più facile, quindi c'è questa idea della facilità. Dall'altra parte l'idea della facilità viene coniugata in questo senso, non dico chi, ma un famosissimo giornalista che io adoro e venero eh, mi ha detto, però sai che cosa si può dire più di tanto su internet dove si usano così poche parole? Cioè voglio dire, c'è l'idea e secondo me l'idea della facilità e l'idea della superficialità di internet secondo me sono una leggenda. Sono secondo me una incomprensione del mezzo, perché io credo, e questa è la mia esperienza, che è un mezzo tutto da popolare. È un sistema tutto da entrarci dentro, è un sistema, è come quando c'era la televisione, voi vi ricordate la televisione, si disse la televisione, eh, anche lì cito una battuta di un grande giornalista, disse le giornaliste televisive sono delle presentatrici, le giornaliste sono le nostre, cioè le giornaliste a carta stampata e potevano essere chiamate giornaliste, il giornalista della tv era... Erano delle presentatrici, si parlava di presentatori e presentatrici. Quindi voglio dire: io penso che eh, la televisione è stata molto meno devastante in termini di cambiamento mentale, di rapporti, eccetera, di quanto lo sia oggi Internet. Allora io credo che Internet sia invece un sistema estremamente complesso, è però un sistema tutto da abitarci dentro, tutto da lavorarci, tutto da capire. In sostanza, che cos'è? Internet è la quinta industrializzazione, la nostra, mentre noi continuiamo a vivere nella quarta in qualche modo. Eh, è il luogo grande dove stanno succedendo una serie di cose e dove, alcune, dove tutti ci muoviamo un po' a tentoni, alcuni ne sanno di più. Alcuni ne sanno di meno, ma come tutte le industrializzazioni, eventualmente tutto il corpo della quarta si sposterà nella quinta con tutte le sue capacità di fare, vedere, discutere. Quello che voglio dire è: il giornalismo su Internet, Paolo ha la stessa eh, e deve essere allo stesso modo un, un giornalismo reliable, che, fa, che ha fonti. Che ha opinioni, lo farà in una maniera diversa, con i tempi diversi, con una visualità diversa. Adesso non stiamo a parlare di tutte queste cose, perché eh, diciamo: ma i criteri di fondo non cambiano semplicemente quella roba lì ancora è leggendaria ancora non è popolata insomma cioè io credo che l'Huffington Post non ha preso mai neanche una smentita e l'Huffington Post fa giornalismo noi abbiamo preso dei giornali noi produciamo c'è questa idea no? che su internet si copiano le agenzie copia e colla che internet è fatto dai ventenni che non sanno niente allora si limitano a fare queste cose non è vero eh, io ho il mio numero 2 e eh, c'ha 31 anni il mio numero 3 ce n'ha 27 eh, e, e vi assicuro che non sono per niente numero 4 16 giocano. guarda Paolo solo perché non l'ho trovato ma tra l'altro quando c'è stato dovete sapere che le assunzioni siccome noi l'Huffington Post scusami questa storia la parte più divertente è stato mettere in piedi l'Huffington Post perché l'Huffington Post anche se è con il gruppo Repubblica il 51% è Affinton Post Tutte le regole interne, la piattaforma, i pagamenti e soprattutto i criteri di lavoro a partire dalle assunzioni erano tutte gestite dagli americani. Non c'è stata una persona che non sia stata intervistata. E dopo che abbiamo intervistato, sono dovuta andare lì, presentare una bozza e dire questo fa questo, quello fa quello, quello fa questo. Alla fine di tutto questo, quello lì stava lì e diceva: Va tutto bene, ma ci manca un 22enne che faccia general news hai capito allora io gli ho detto beh se lo trovate me lo mandate io non ci sono riuscita al momento so. sono sicuro cioè, che qui in sala avevano capite? proprio avevano proprio cioè, capite cioè questa cosa allora il, il giornalismo il dibattito su internet è altra cosa invece mario il dibattito su internet è un dibattito che fa molto male perché in parte perché le, alcune delle identità sono nascoste io ho una grande discussione su questo quando mi insultano e dico ma perché non ci metti la tua faccia mandami nome e cognome e la risposta è perché è parte dello spirito di internet che conti l'opinione non la persona no? questo diciamo è, è un pezzo di cose quindi naturalmente il dibattito è molto crudo è molto pesante poi tra l'altro non avete idea alcuni politici che fanno dei blog con noi che cosa non hanno avuto, delle cose spaventose, poi la rete è molto... Diciamo. però è anche vero che nel lungo tempo il dibattito intorno a un tema o intorno a una persona tende a bilanciarsi, tende a diventare un posto in cui come dire, il dibattito ritrova delle sembianze che, che riconosciamo sostanzialmente no? e poi un'altra cosa è un dibattito sempre quello su internet che non va solo tra chi ha scritto e chi gli risponde presto diventa orizzontale e anche tra tutti quelli che hanno scritto interventi di risposta all'intervento principale per esempio il blog e tutti quanti gli altri è un dibattito con molte filiere quindi voglio dire la tua risposta la risposta è questa che si può usare in maniera furbesca il web, molto furbesca, però è anche vero che il web non è diverso dalla realtà in cui noi viviamo e che eventualmente tutte le dinamiche in positivo e in negativo che noi viviamo qui si sposteranno lì. Grazie a Lucia Annunziata. E allora in giro la questione per come la posta Lucia Annunziata a Mario Calabresi. Eh, Sotto, sotto questa piega. Nei giorni intorno a Capodanno io mi trovavo in quel paese di cui abbiamo parlato prima, grande paese che sta a sud del Canada, quello, e, e, ed erano i giorni in cui eh, Newsweek passava, 1 gennaio 2013, dall'edizione cartacea. Per, la quale, per il quale è stato il settimanale, uno dei settimanali mondiali più importanti di questo dopoguerra, ma forse il settimanale più importante di questo dopoguerra nell'edizione internet. E eh, non ho trovato una sola persona, parlavo come sempre mi capita con eh, gente del mio settore che fosse entusiasta, dice ah che meraviglia questo passaggio ci apre il suolo della venire. Voglio sapere, anticipa tu qui davanti a un pubblico di famiglia il tuo stato d'animo il giorno in cui l'editore ti verrà a dire guarda la stampa passa tutta su internet e quindi godrà della libertà, e delle garanzie, delle prerogative di cui ti ha appena detto Lucia Annunziata, e pensate anche a voi. Il giorno in cui vi verrà detto il giornale, uno dei giornali più importanti d'Italia, passa su internet, avete una reazione di gioia? Sì? No? Se sì, perché? Se no, perché? Allora, a questo signore in prima fila che ha la stampa in braccio, garantisco che durerà ancora un po', fa ancora <ride> tempo un po' a leggerla. Questo applauso è, è un commento. Io voglio dire questo, allora, eh, andrò a flash, poi eh, Lucia se avesse lavorato ancora con noi, io, te lo dico perché ci ho pensato, il giorno che Newsweek ha chiuso io avrei chiesto un pezzo a te di raccontarmi perché Newsweek aveva chiuso. Secondo me Newsweek ha chiuso, ha chiuso sulla carta, è, è migrato, non per una questione soltanto di tecnologia e di trasformazione, perché diciamo la verità, faceva già un po' schifo. Cioè, nel senso, Newsweek aveva interpretato la crisi tagliando tutti i reportage, i corrispondenti nel mondo, gli inviati, aveva tagliato tutto ed era diventato un luogo di dibattiti, di commenti, battute, vignette. E a un certo punto non reggeva più, la gente aveva smesso di comprarlo, perché i, i prodotti che si impoveriscono alla fine le persone non li comprano più, è inutile. Allora, io penso questo. Eh, siccome il mondo sta cambiando drammaticamente, sta cambiando drammaticamente, lo uso non nel termine per forza negativo, ma nel termine incisivo, sta cambiando in una maniera nuova e straordinaria. Allora, come diceva Lucia, io appena sono venuto qui a Torino, perché la mia esperienza da direttore inizia qui di gestione di una cosa, io da subito ho pensato, devo... Evitare di identificare il giornalismo e la stampa con il supporto, con la carta. Cioè, il giornalismo della stampa è qualcosa che va al di là della carta, ha una sua ottima fruibilità sulla carta. Molta gente, grazie al cielo, continua a comprarlo su carta e io penso che ancora per lungo tempo verrà distribuito su carta. Ma contemporaneamente quel giornalismo viene diffuso su internet, sui telefonini. Quando io sono arrivato non esisteva l'iPad, non esistevano i tablet. Se a me quattro anni fa mi avessero detto che ci sarebbe stata una cosa rettangolare su cui sfogliavo il giornale così, non l'avrei immaginato. Eppure un anno e mezzo dopo è arrivato. Adesso chissà tra un anno e mezzo che cosa ci avremo. Avremo magari quel famoso rotolo di carta digitale che, che, che si apre e si sfogliano le pagine. Ma allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo farci eh, cambiare la testa e il giornalismo dalle tecnologie. Io è questo che, come diceva Lucia, annunziata, il punto fondamentale è che cosa ci metti dentro, perché la rete, c'è gente, c'è questo dibattito ormai un po' vecchio e stantio, di quelli che dicono la rete è la salvezza di tutto, è la cosa migliore che c'è, salverà il mondo, e quelli che dicono la rete va del retro satana, terribile, portatrice del peggio. Certo che la rete può essere portatrice del peggio se, diventa, se diffonde un dibattito razzista, se, se porta calunnie, se porta insulto, ma può essere anche uno strumento straordinario, se aiuta a fare una campagna con cui si fa una sensibilizzazione su un problema, su cui si mettono insieme persone. La rete è quello che ci si mette dentro, è quello che ci si mette dentro, non è, non, 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 ha cambiato molto di noi, ma non è che detta... Le regole e io in questo senso penso questo: io non, non penso che il giornalismo sia legato appunto alla piattaforma, io penso, in questo sono d'accordo con l'Annunziata completamente, che la differenza la farà quello che ci mettiamo dentro se saremo capaci di fare giornalismo credibile che supera i, i test, perché le persone oggi, che cosa c'è nelle persone di più facilità? Un tempo chi comprava la stampa, la comprava per tradizione tutti i giorni, se lo deludevi lo dovevi deludere cento volte prima che ti abbandonasse. Adesso invece nella rete, se una persona la freghi tre volte, ti molla, non lo trovi più. E in questo senso c'è più cambiamento e questo ti obbliga ad essere ancora più credibile, a controllare ancora di più le tue cose, ad essere un, un punto di riferimento. Anzi, penso che nel rumore di fondo grandissimo, se si è capaci di essere appunto eh, credibili e di avere il riscontro che quello che racconti è, è corretto, è vero, ci hai lavorato, allora questo secondo me sarà premiato, sarà premiato ancora di più. E guardate, è vero anche che il dibattito a certi momenti è barbaro e incivile. Però io noto una cosa: che con una cattiva interpretazione di che cos'è internet, anche molti giornalisti e politici hanno cambiato il modo di parlare e di scrivere passando nella rete. Hanno pensato che se sul, sul, sulla carta o in televisione eh, parlavano in un certo modo, evitavano le parolacce, le battutacce, eccetera, eccetera, arrivati in rete. Si lasciavano andare. E naturalmente, se tu ti lasci andare, quello che ti torna è dello stesso segno. Io devo dirvi la verità: io sto su Twitter e, e bene o male, tutti i giorni c ho 100.000 persone che mi seguono, quindi è una platea ampia. Ogni tanto mi capita qualcuno che mi insulta, ogni tanto mi capita qualche anonimo. Io non mi ci metto, francamente, a. a... Se trovo che c'è un'accusa sbagliata, rispondo e replico, però non mi ci metto a prendermi a schiaffi. Diciamo così che da questo punto di vista è uguale a tutto, è uguale a quando andava a scuola. Cioè se tu trovavi uno nel corridoio a scuola che ti sputava, tu potevi decidere di dire ma, ma, ma per carità lo lascio perdere e me ne vado, di andare dalla maestra, un giorno potevi decidere che gli, gli, gli rispondevi. Ma se tu tutti i giorni passavi il tempo in corridoio a sputarti con qualcuno, mia, mia nonna diceva che quando due litigano, io dicevo ma no ma è colpa sua, io noi eravamo tre fratelli maschi, cioè siamo tre fratelli maschi ma quando eravamo bambini era un problema, diciamo. E Mia nonna quando litigavamo ci metteva in castigo tutte e tre a prescindere, o tutte e due. E perché diceva che, che, si litiga, che non si litiga mai da soli, che si litiga in due, per cui eravamo colpevoli tutte e due. Per cui sulla rete da questo punto di vista è uguale. Ci sono quelli che si azzuffano facendo delle scene che durano una giornata, ma perché ci sono entrati in quel meccanismo? Se invece in quel momento si fossero fermati a spiegare, a raccontare, a contestualizzare, questo non sarebbe successo. Per cui io devo dire che quest'ansia non la vivo. Quest'ansia non la vivo perché ho cercato di costruire la mia idea di giornalismo e il giornale. Eh, Paolo Mieli oggi sono contento, è venuto a visitare la sede della stampa e ha visto un luogo che ha fatto una trasformazione. Tra l'altro chi lo vuole venire a visitare è aperto, c'è un museo e si può venire tutti i giorni a visitare il museo e anche prenotarsi a fare le visite gratuite all'interno del giornale. Allora, ha visto un luogo che è stato pensato per il giornalismo del presente e il giornalismo del futuro, dove non c'è la distinzione. Non è che quelli, ci sono quelli che lavorano per la carta e sono vestiti in un certo modo, quelli che lavorano per la carta, per, per il web e sono dei ragazzini invece in jeans. Tutti scrivono per tutti, tutto, tutti lavorano per tutto. E che cosa? E anche sul sito le notizie, le storie sono tutte firmate hanno tutti qualità giornalistica, è questo il punto, non bisogna fare la distinzione, non è che o la qualità la metti da tutte le parti, o non esiste che dici alla parte della popolazione un po' più giovane e più digitale, più tecnologica, gli do della roba un po' più semplificata. No, non è così, non è così. Io su Twitter oggi vedo dei lanci di, 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 di tre righe che sembrerebbero, ah, sono tre righe, sono superficiali, no, che mi segnalano una ricerca del Pew Research Center americano che mi spiega com'è lo stato della religione in America oggi. Certo, io devo cliccare sopra il link e quello mi rimanda magari a un articolo lungo, mi è capitato, su, su come, come il mondo ispanico ha votato. L'ho cliccato, erano 60 pagine me lo sono stampato su carta, perché leggere 60 pagine mi, mi si cavavano gli occhi, me lo sono stampato su carta, dico la verità, e poi me lo sono letto tutto. Me lo sono letto tutto. Quindi, le cose, bisogna, secondo me, far cadere tutte queste barriere. Però, se domani mattina mi dicessero, passiamo tutto, abbandoniamo la carta e passiamo su tutto digitale, io direi, far, fa, facciamo e fate un errore gravissimo. Perché in questo momento c'è ancora un sacco di gente, per cui la fruibilità Massima, più semplice e a cui sono più affezionati è ancora la carta. Perfetto. E queste persone affezionate alla carta stanno tutte in questa sala perché eh, ho sentito le. I giovani però sono tanti. Eh, quindi... Ma io solo che, eh, siccome sono anch'io per ovvi motivi affezionato alla carta, io mi pongo una domanda. Io. Sono affezionato alla carta come lo sarei stato eh, 600 anni fa, eh, affezionato al papiro nell'era di Gutenberg. No, e io sono... Mi, mi faccio questa domanda perché mi domando, ripeto, io leggo, eh, anch'io sto su Twitter, leggo e non rispondo, e non scrivo. Eh? No, no dei colleghi molto prolifici io mi limito a leggere perché come Mario Calabresi lo trovo molto interessante non mi metto a rispondere perché sennò dovrei passare un giorno e mezzo ogni, ogni, giorno. ogni giorno no ogni giorno un giorno e mezzo mi servirebbe per stare su Twitter ma quando leggo e quando vedo la potenza del mezzo mi domando ma visto che lì non è come il confronto, e giro la domanda a Lucia Annunziata, non è come il confronto fra televisione e eh, carta stampata, che è il penultimo che abbiamo dovuto affrontare, che erano due mezzi diversi. La carta era la zona dove si leggeva, la televisione dove si guardava, magari si rifletteva, ma si guardava e si apprendeva guardando. No, lì si legge su tutti e due, ma... Proiettandoci verso il futuro e tenendo per buono quello che ha detto Mario Calabresi, che la differenza è fatta dalla qualità e che c'è ancora un pubblico diviso, metà ama la carta e, eh, e metà si è già spostata su internet. Ma proiettandoci verso il futuro, per quale motivo noi pensiamo che dovremmo restare sulla carta? Che cosa c'è? Sempre proiettandoci, scusate, verso, eh, verso il futuro per cui a ah, parità di eh, esercizio, che è quello della lettura: eh, Internet è un mondo eh, che si muove in tempo reale, dove può comparire il documento di 60 pagine di cui parlava Mario Calabresi, dove le rettifiche di una cosa scritta e sbagliata si possono fare appunto in tempo reale dove se qualcuno obietta delle cose che tu hai sostenuto e affermato, tu puoi rispondere in tempo reale. Perché, secondo voi, e questa è una domanda che faccio a me stesso, perché eh, la carta, il giornalismo su carta dovrebbe resistere? Diciamo, noi possiamo immaginare che sia una generazione che rimane affezionata a un'abitudine che ha contratto da giovane, da ragazzi da, o forse da bambini, ma poi perché mai dovrà resistere? E seconda domanda che è in subordine, siccome è evidente, per quello che ho detto, almeno a me appare evidente, che i ritmi di vendita dei giornali saranno declinanti e eh, che la pubblicità si sposterà su altri mezzi. Non sarà che a un certo punto questa cosa verrà messa nel conto a noi come giornalisti, cioè quelli che facevano le polemiche di cui abbiamo parlato all'inizio e dicevano siete anche voi una casta, ci diranno: eh, grazie, i giornali vendono meno, hanno meno pubblicità, meno risorse e quindi possono mandare meno inviati all'estero, così perché voi non li sapete fare. Domanda quindi a Lucia Annunziata: non stiamo in un circolo infernale da cui eh, rischiamo di rimanere stritolati? Intanto io e te siamo vecchi a sufficienza che non vedremo questo stadio dello stritolamento Paolo, c'è una piccola consapevolezza. Io ho paura che sia molto veloce e <ride> che purtroppo... Io spero per sempre che non. sarò andata nel frattempo fuori dai piedi. Ma, eh... Lo dice ma non è vero, eh. Lucia Annunziata ve la ritroverete i più giovani, ve la ritroverete che voi sarete nonni. E sì, Lucia Annunziata che... sarà ancora lì a mezz'ora. <ride> no. Due o tre cose sparse. E intanto, insomma, la questione della carta stampata, io credo che veramente a lungo termine, ma a lungo termine, non regge. cioè È evidente che c'è un'evoluzione delle tecnologie della lettura tali che renderà, mi dispiace, a me piace il giornale, sono nata con i giornali, la mattina mi prendo il mio pacco dei giornali, mi guardo, mi leggo i giornali col caffè, doverosamente, insomma, è proprio veramente Sul importante. tablet o su carta che... lo fai? No, no, su carta. Ah, la mattina eh. io prendo la carta. Se la scopro giorno, una Repubblica. No, 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 dove pagano no, la mazzetta seco... no non pago la mazzetta ma la pago io guarda Brava. io sono piuttosto Questo non è casta Attenta, Lucia tutte queste cose in senso allora, della casta e eh? non della casta perché è una donna molto casta che non appartiene alla casta ecco scusami non volevo <ride> Mi è sfuggito una battuta sbagliata e siccome con la velocità di Twitter, se ci non vorrei... lasciate ancora mezz'ora su questo palco, faremo un duetto pazzesco perché ci conosciamo veramente da quando avevamo, eravamo teenager. Non avete idea? Un giorno poi vi racconto come Paolo Paolo Mielli. no? No, 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 <ride> quando scrivevo il libro il '77 e c'era una scena bellissima di lui che poi gli è piaciuta. Mi ricordo che io ricopetevo quell'anno, ricordavo quell'anno tragico del 77, Paolo continuava a chiamare, ma di me che scrivi? <ride> tutto il tempo. Invece poi venne fuori bene. Era in piedi e veniva insultato da tutti quanti in questa assemblea studentesca. Eh bene, come no. vedete era, era, i giornalisti erano così anche allora, c'era cioè identica, perché era un giornalista dell'Espresso. Va bene, eh, dicevo, secondo me la carta stampata non regge proprio economicamente e tecnologicamente, le tecnologie della lettura non vanno nel senso del mantenimento della carta stampata, questo si vede anche sui libri, cioè anche per i libri è ancora più diciamo accelerato. No, no, i libri questa. restano perché Va i beh. libri... <ride> diciamo. Parlate, ma scusate. No, noi abbiamo fatto dei test, io faccio un test, scusa ti interrompo, giuro no, non lo farò mai più, che quando viene uno scrittore che vuole pubblicare un libro, che a me sembra poco interessante, io lo ascolto e poi alla fine gli dico, ottima idea, veramente strepitosa, questo lo mettiamo in una versione ebook, lo diamo su internet, 0,99 centesimi, avrà una diffusione strepitosa e vedo il volto diventare pallido e. Va bene, e ma questo parlo, Perché nessuno. Questo è... Ma il libro è un oggetto, insomma, certo. ovviamente. Non mi devi convincere di queste cose, abbiamo tutti M dei garanti. Mentre il giornale libri, non ma... credo che sia un oggetto, capisci? No, però purtroppo, purtroppo cioè, al di là della nostra affezione, e dell'importanza, del ruolo anche sentimentale che queste cose giocano nella nostra vita, perché l'oggetto. il libro è un oggetto, soprattutto anche sentimentale, nel suo senso fisico, certo. insomma, no? Eh, eh, al di là di questa roba le tecnologie e i costi non portano il futuro a favore del mantenimento di uno spreco tale della carta stampata questo ce lo io voglio che il futuro sia il più lontano possibile perché voglio continuare a poter sfogliare i giornali e i libri e a collezionare i libri però questo è dove si va io non ho dubbi è un problema proprio di l evoluzione delle tecnologie e delle letture. Lo si vede già ai bambini, i bambini hanno un diverso approccio tecnologico alla lettura. Anche qui, per esempio, è stato calcolato, credo che l'abbia detto la stampa, che i bambini che sono cresciuti su internet leggono dieci volte più dei loro padri. Anche questa era un'altra leggenda, no? che su internet si legge meno, mentre invece prima si leggeva di più. C'è proprio una, una evoluzione eh, di, di questo modo di essere dell'uomo. Questa è la prima cosa. Non penso che sia a breve termine, perché hai ragione tu quando dici che Newsweek è cambiato perché faceva schifo. No? Newsweek aveva perso proprio il proprio ruolo. Ed è vero che la crisi dei giornali in parte è legata non alle tecnologie. Facciamo discorsi con gli americani, per esempio. No? Tutti i giornali americani, parlo del Washington Post, per esempio. Uh, è un altro giornale che ha perso moltissimo della sua forza perché? Perché ha interpretato la crisi, che è innanzitutto una crisi economica, perché diciamoci la verità, se oggi non ci fosse una tale crisi economica, io credo che gli stessi giornali si sarebbero permessi. Più sperimentazione, stanno su se stessi un po' arroccati rispetto a internet perché hanno paura del famoso passaggio eh, della quota pubblicitaria che è già ridotta all'osso. D'altra parte questa crisi sarà quello che accelererà le cose, tu lo sai meglio di me. Però per esempio Washington Post, il Washington Post è un altro grandissimo giornale che a un certo punto ha perso identità perché da 15 anni a questa parte non ha fatto altro che tagliare, tagliare, tagliare prepensionare, il famoso prepensionamento quando tu mandi via un giornalista che ha 55 anni, un giornalista di 55 anni è una piccola enciclopedia vagante, ha 40 anni, 35 anni di lavoro alle spalle mediamente ed è quello che vede un'agenzia e dice oh ma questo qui ad Aleppo è la prima volta che bombardano, questa è una notizia apriteci, nessun altro se non la sua esperienza gli permette di poter identificare una notizia, una notizia che cos'è dopo tutto? È la capacità di vedere un fatto in un suo framework e il framework è un fatto legato alla quantità di cultura e alla quantità di esperienza che tu hai, questo era il bello del giornalismo, la ragione che noi abbiamo voluto fare, e io anche se mi grideranno casta tutto il tempo non, non mi pentirò mai da aver fatto questo mestiere perché per me era uno dei mestieri più belli del mondo e si è rivelato uno dei mestieri più belli del mondo, perché dentro il giornalista ha questa enorme responsabilità e dovere di interpretare le cose. Come dico io, è come una volpe che è abituato a vedere per prima il buco nella rete, no? cioè c'è un elemento proprio così anche attivo, veloce, insomma di partecipazione della realtà che è molto bello. Quindi, io credo che la crisi dei giornali è di natura economica, non c'è dubbio che si arriverà lì. Per il momento, io credo che i giornali paghino un modo molto ottuso di aver, eh, di aver diciamo, affrontato la crisi, no? tagliando, tagliando, liberandosi, liberandosi. Oggi, tu hai virtualmente gli Stati Uniti che hanno, che hanno creato la grande forza del loro giornalismo sulla base degli inviati, sulla base dei corrispondenti nazionali e internazionali eh, che hanno tagliato diciamo questo loro ruolo tagliandosi i piedi e le gambe e gli occhi con cui hanno operato oggi i grandi giornali americani una delle, crisi, una delle grandi crisi, e tu lo sai Mario, è che non hanno più corrispondenti all'estero, eccetto il New York Times che le ha mantenute, le ha mantenute per una questione di principio e infatti il New York Times è anche uno, è il secondo più grande, il terzo, è la terza più grande testata in Internet anche perché siccome si sa che i suoi giornalisti sono dappertutto è credibile, cioè è riuscita a trasportare la credibilità dei suoi giornalisti dalla testata a Internet. Uh, questo è un discorso per esempio molto importante da fare, no? cioè che per esempio aver tagliato i corrispondenti, aver tagliato, aver impedito ai giornalisti di uscire, nell'idea qui sì che internet ti poteva promettere di fare una serie di operazioni chip, no? questo invece si è rivelato sbagliato. Tutto questo non toglie l'inevitabile, ci sarà probabilmente una fase di passaggio in cui i giornali diventeranno diciamo, quello che internet non ti può dare davvero, l'elemento affettivo e l'elemento della lunghezza, l'elemento del trasporto. Io, per esempio, i giornali li leggo tutte le mattine, intanto per vedere se ho preso tutto, e ho preso sempre tutto, però quello che non ho sono le idee che qualcuno ha messo su quel giornale e che non ha messo sul mio sito o su un altro sito, cioè la capacità di elaborare la giornata con le 24 ore di ritardo, che il tempo nel mondo degli uomini è fondamentale, non è solo la velocità è premiante, ma anche la lentezza è premiante, no? quindi voglio dire la dimensione dei giornali è quella delle idee secondo me ed è quella affettiva, cioè del rapporto privato che tu hai con le idee di un'altra persona. I, 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 in un luogo che poi è deperibile, perché internet non è deperibile, ma la deperibilità dei giornali, secondo me è molto bella, tu sai che la sera è pronto per incartare il pesce però tu, non so quanti di voi dicono che bello questo articolo di Adriano Sofri. me lo tengo, me lo leggo sabato, poi l'ho perso, però me lo sono tenuto sabato, sabato mi sono scordata di leggerlo, però me, cioè, voglio dire c'è un rapporto in, strettamente molto personale con l'oggetto, quindi io credo che ci sarà una in parte intermedia in cui i giornali saranno il backup eh, di, di internet e poi fatalmente secondo me, e spero di non vederla io per l'appunto, si passerà su altre cose. Su, questo, su questa inevitabilità vi volevo fornire eh, un po' di numeri. Il giorno in cui ci sono state le elezioni, Internet ha avuto un boom che è stato mai visto. Io quel giorno ho detto oggi qualcosa è cambiato nella stampa italiana. Il sito di Repubblica che fa mediamente 1,4-1,5 ha fatto 5.5 visitatori unici, 5 milioni e mezzo di visitatori unici. Il Corriere ne ha fatto 4.4 solitamente ne fa 1.2-1.3. Voi non so quando ne avete fatte Mario. Eh? Eh, devi andare a vedere. Il fatto, il fatto quotidiano che di solito fa 600 mila ne ha fatto 1.750. Noi che di solito facciamo 150-160 mila al giorno, ne abbiamo fatto 300, cioè un raddoppio assolutamente pazzesco. Il giorno dopo i giornali eh, <coughs> hanno venduto poche copie in più, hanno venduto delle copie in più, ma non in questo rapporto, diciamo. No? Sei tornato su, vendevi 300, il giorno dopo hai venduto 3,90, vendevi 3,20, hai venduto 400, ma insomma voglio dire pensate l'incredibile distanza tra la capacità di internet di allargare la platea delle persone che raggiungi e, e la relativa staticità della carta stampata ecco io credo che quel giorno lì noi abbiamo toccato anche in Italia un punto di non ritorno in cui si è capito che l'universo internet è una cosa che si è messa in piedi e che ha una sua accelerazione, una sua dimensione che non ha più nulla a che fare con l'altra secondo me. E questa è una delle cose che è inevitabile. Non sappiamo ancora come farci soldi, non sappiamo ancora davvero come scriverci, non sappiamo ancora veramente come trasportarci tutto sopra di quello che abbiamo imparato. Eh, fra carta stampata e internet noi siamo molto come si era in un periodo, se vi ricordate alcuni film in bianco e nero, a Chicago era stato inventato da Ford la macchina, ma per uscire alcune famiglie di Chicago attaccavano alla macchina i due cavalli. No? Ecco, più o meno questa è la storia. Noi abbiamo una macchina e ogni tanto alla macchina la facciamo portare dai cavalli, sostanzialmente. Questo, secondo me, è la nostra incapacità ancora di entrare, perciò io parlo sempre di quinta industrializzazione. Un'ultima cosa. Internet non è come la televisione, non solo non è come la televisione, ma perché, secondo me, Internet è figlia di tutti i media precedenti, nel senso che è veramente il punto di convergenza del modo con cui noi abbiamo fruito. La lettura, l'informazione, nel senso che è molto importante in internet la parte visuale. Le foto su internet non sono solo la illustrazione, sono veramente una, un modo narrativo di parlare. Uh, si, uh, il, um, è importante la scrittura, è importante il video, è importante, cioè come dire, questo. C'è una convergenza di modi con cui noi abbiamo lavorato, in più la tua partecipazione alla scrittura. Che eh, prefigura secondo me un universo di lavoro un, in cui i vari media, secondo me, si combineranno molto più di quanto immaginiamo adesso. Grazie a Lucia Annunziata. E siccome è una chiacchierata molto interessante, ma mi sono accorto che siamo andati oltre ben, ben oltre, il, oltre la mezz'ora, oltre il doppio della mezz'ora. Allora. Eh, Faccio a Mario Calabresi una domanda conclusiva. Ma secondo te perché il mondo di internet che ormai è forte, crescente nelle dimensioni galoppanti che ha appena indicato Lucia Annunziata non ha prodotto delle grandi personalità, delle firme memorabili del giornalismo? Quando o almeno mi sembra, o almeno mi sembra qui in Italia. Quando eh, diamo dieci anni di pienezza al mondo di Internet gli ultimi dieci! No? Quando la televisione libera, diffusa, aveva, eh, era viva da dieci anni eh, c'erano dei giornalisti televisivi con i super fiocchi che gareggiavano eh, ad armi pari con i giornalisti della carta stampata. Come mai? Se quando ogni tanto me lo fanno nell'università, no. mi domandano, io non li so i nomi. Perché, dei... perché non è vero che siamo a dieci anni, siamo all'anno due probabilmente. Ne parliamo tra tre anni, secondo me tra tre anni tra cinque anni. Cioè, in Italia è stato interpretato, eh, lo dico con una battuta che, che ho sentito al Paese in Spagna, al Paese di Spagna 4-5 anni fa mi hanno detto dobbiamo ripensare completamente come facciamo i siti internet. Perché fino adesso mi dicevano, mi diceva il direttore, chi mettiamo al sito e al sito si metteva il tonto della redazione. Cioè. Avete capito Abbiamo la Abbiamo capito, sì. Non la traduco. La traduciamo allora, dopo la traduzione. Si è pensato che si metteva qualcuno, si mettevano o i ragazzini oppure si metteva eh, chi. Non aveva voglia di stare da altre parti, si metteva lì e, e si faceva. C'erano pochi. Appassionati, ne abbiamo una qui in prima fila, Anna Masera, che l'ha capito prima di tutti gli altri come si faceva il web. Ma erano pochi gli appassionati, in questo senso che avevano capito le potenzialità della rete. Negli Stati Uniti ci sono le star del, 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 dell'informazione. Del, dell ben Smith di The Politico è uno che oggi pesa più degli editorialisti spesso e volentieri del Washington Post o del New York Times. Andrew Sullivan fa un blog che è seguito da un sacco di gente, ma la Huffington, voglio dire. Le star lì ci sono, ma perché lì è da tanto tempo che ci sono delle persone come dire, che hanno Una fatto. Sono personalità che vengono dalla carta stampata e si trasferiscono. Sì, in ma parte mondo. anche che si, sono, che si sono spostate, tutte e due, anche che sono native eh, digitali oppure che sono arrivate. Secondo me da noi ancora questo è. siamo ai primi passi. Per cui, secondo me, succederà, ma succederà tra, non tra, tra dieci anni, non tra otto, succederà tra tre anni, tra quattro anni. La cosa fondamentale che dice Lucia Annunziata però è quella del tempo perché eh, tutto ciò che è digitale oggi ha la, la, il grande fascino della velocità. A me capita di fare la riunione la mattina e di pensare, diciamo ah, allora facciamo questo pezzo su domani, facciamo questa cosa, eccetera, eccetera, e poi vedo che sui siti, so, sull'Huffington Post come su altri siti o su Twitter, ci sono già dei dibattiti che hanno superato quello che noi stiamo pensando di fare per la mattina dopo. Questo cosa fa? Spinge la, il giornalismo tradizionale però a dover dare un valore aggiunto. Non è che io posso... il giorno che è morto, sì che è morto, che, che, che si è ritirato il Papa, scusate, ma eravamo abituati che i Papi muoiono, non che dalle dimissioni. Il giorno che si è dimesso il Papa, la sera, stavamo facendo il titolo e il titolo... Si è, è si è dimesso Benedetto XVI. E io ho detto, ma che titolo è? Perché uno mi deve dare un euro e venti perché io gli dica che si è dimesso Benedetto XVI, che l'ha già sentito in tutte le salse? Ve lo, dico, ve lo dico perché il giorno che è morto Mike Buongiorno, quello non si era dimesso, ahimè era morto davvero, e io il giorno dopo sono andato da 10 persone prese a caso e gli ho chiesto come avete saputo che è morto Mike Buongiorno? Zero mi hanno risposto dalla stampa, ma anche zero mi hanno risposto da un quotidiano tradizionale. C'è chi mi ha detto, l'ho saputo. La mia portinaia, una, un signore, una persona mi dice: Me l'ha detto la portinaia, entro in cortile e mi ha gridato: È morto Mike? Io mi sono fermato e ho detto: Mike, a che piano abitava Mike? <ride> e mi dice: Ma no, Mike, buongiorno. Chi mi ha detto la radio, un messaggino, una mail. Una signora mi dice: Me l'ha detto il supermercato. In che senso gliel'ha detto il supermercato? Ma sì, ero lì. Davanti allo, scaffale, davanti allo scaffale degli ammorbidenti e la voce ha detto che era morto Mike Buongiorno e sono rimasta pietrificata agli ammorbidenti così adesso ogni volta era la radio naturalmente ogni volta che passo davanti agli ammorbidenti penso a Mike allora Nessuno l'aveva saputo dal giornale. E allora io cosa gli devo raccontare il giorno dopo? È morto Mike Bongiorno? No, gli devo raccontare la vita di Mike Bongiorno, gli devo costruire il senso di Mike buongiorno, gli devo raccontare la televisione che ha fatto, la rivoluzione che ha fatto. E allora noi il giorno dopo, sulla stampa, non abbiamo fatto si è dimesso Benedetto XVI, ma abbiamo fatto le dimissioni decise un anno fa e gli abbiamo raccontato che allora uno dice, ah, aspetta mi stanno raccontando un'altra cosa che, che io non ho, non ho visto. E gli abbiamo raccontato, un nostro giornalista è stato in grado di raccontare che un anno prima, in Messico, durante la visita in Messico a Cuba, è caduto, ha picchiato la testa, pensate, ha perso sangue sul cuscino, sul pavimento. Il padre Georg, per non far che uscisse la notizia, si sono messi a pulire con l'asciugamano, a lavare il cuscino, a lavare il pavimento, a lavare la moquette, perché non volevano. E lì il Papa ha detto, non ce la faccio più. Non ce la faccio più a viaggiare, non ce la faccio più. E da quel momento hai cominciato a pensare. Questo è il valore aggiunto, questo è il valore aggiunto di avere 24 ore, perché non è che questa cosa la improvvisi in mezz'ora, non la improvvisi in un'ora, hai bisogno di lavorarci tutta una sera, di aspettare la chiusura e di dire ma ce l'hai un attimo, devo ancora parlare con una persona. Allora io penso che il domani, anche se non ci sarà più la carta a un certo punto, distinguerà però le forme giornalistiche sul digitale. Noi avremo i siti e avremo tutte le notizie, ma avremo degli spazi che potrebbero potranno essere sempre sul sito, sui tablet di giornalismo approfondito. Avremo degli spazi in cui ci saranno delle riflessioni che sono fatte un giorno, due giorni, una settimana dopo, che andranno a recuperare elementi, perché non esiste un'inchiesta seria fatta in un'ora, in tre ore, in cinque ore. Esistono inchieste serie fatte in tre giorni, in cinque giorni, in tre mesi. Il New York Times ha fatto sul sito uno spettacolare esperimento, che penso che quest'anno vincerà il premio Pulitzer, di giornalismo, facendo... Un'indagine approfondita usando, non so se, sette o otto giornalisti, e poi dei filmmaker, della gente esperta in grafica, dei meteorologi sulla storia di una valanga. Una terribile valanga che c'è stata negli Stati Uniti, che ha travolto un, un, un numero di, di, di sciatori e sono tornati per capire perché è successo e come. E hanno intervistato i meteorologi, hanno intervistato le guide alpine, maestri di sci, sopravvissuti, e hanno fatto un racconto bellissimo, lunghissimo, super approfondito, in cui però era inframmezzato, da questa è la novità, la differenza e la potenzialità del digitale, era inframmezzato che tu... Sentivi il racconto di uno e vicino potevi cliccare e vedevi questa persona che te lo raccontava e poi vedevi il meteorologo che ti spiegava, intanto c'era una grafica che ti faceva vedere come si era formata la valanga, perché era successo quello, le temperature, cioè era una storia completa, però era una storia col lavoro. Allora, l'errore, un altro errore un po' superficiale, è scambiare il fatto della velocità come il valore della notizia. Chiudo con una cosa. Ehm, Rossella Urru, cooperante italiana, eh, vi ricordate, era tenuta eh, rapita e tenuta prigioniera se non ricordo male in Mali. Cinque o sei mesi fa, a un certo punto, esce su Internet, su Twitter, eh, sulle televisioni 24 ore su 24, le, 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 le Sky News, eccetera, eccetera, la notizia che è stata liberata. Liberata Rossella Urru. Su Twitter. Appena arriva la notizia, Liberata Rossella Urru, tutti twittano Liberata, Bentornata, Brava. Siccome una serie di personaggi e di nomi sui siti, su internet, pre ne prendo uno, il più famoso di tutti che c'era in quel momento su Twitter, Fiorello. Fiorello che aveva un milione di persone che, che lo seguivano, dice Liberata Rossella Urru, non so, tipo bentornata a casa. Allora tutti dicono: Ah, bene, bentornata, tutti felici. Io ero in riunione e, e chiedo ai miei: ma noi chi ce l'ha detto che l'ha liberata? Lo dice Al Jazeera, ok ma c'è qualcosa, ma la Farnesina cosa dice? No, la Farnesina non dice niente. Allora io dico, boh, aspetto un po', e dicevo, oh, ma mi sembra strano, nessuno, il governo non si complimenta, non dice niente. Allora chiamo la Farnesina, chiamo il portavoce del, 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 del ministro degli esteri, gli chiedo, scusate ma come mai non state facendo niente? E dice, a noi non risulta niente. A noi non risulta assolutamente che sia stata liberata, non, non, non sappiamo da dove venga questa notizia, eppure abbiamo gente sul terreno che sta trattando la liberazione, ma non ci risulta. Allora io scrivo su Twitter, fate attenzione, perché non risulta alla farnesina che Rossella Uru sia stata liberata, ci vuole prudenza. Cosa succede nel, nel, nel discorso della casta? Vengo investito da una valanga di gente che dice... Ancora la farnesina, ascolti, ma come ti sei ridotto vecchio? Ma cosa vuoi che ne sappia? Non ha burocrazia, non sanno niente, sono politici, sono vecchi, diplomatici, nessuno sa niente, eccetera, eccetera. Io a quel punto dico al giornale e all'Anna Masera che è qua sotto che voleva fare il titolone liberata la URU. Io dico no, 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 noi non facciamo nessuna liberata la URU. Noi scriviamo che c'è un giallo sulla presunta liberazione della URU. Ma chi ce lo dice? Andiamo a fare una ricerca e scopriamo che lo dice Al Jazeera. Al Jazeera spiega che si rifà a un sito internet della Mauritania il quale ha raccolto voci in Mali. Cioè, noi stavamo commentando delle voci in Mali rilanciate da un sito internet della Mauritania e rilanciate da una TV satellitare del Qatar. Questo qua era il nostro background e tutti però a dire questo. Allora io dico: No, scusate, ricostruisco, lo diciamo per questo, questo e questo. Non mi sembra che basti. Prudenza, aspettiamo. Devo dirvi che tutti continuavano: libera, libera. Io veniva un po' l'ansia. Ma tenevo il punto perché dicevo: Ma no, oh, all'Ansa mi hanno insegnato, io ho iniziato all'Ansa, mi hanno insegnato tre cose: che o c'hai la conferma oppure una cosa non vale, io tengo il punto. Perché altrimenti se inseguo anch'io, perché l'ha detto Fiorello, poi getto il, prendo il testerino al giornalista e lo butto via. No, perché non mi serve più a niente. Tengo il punto, passano le ore e a un certo punto. Io continuo, scrivo tre volte: state attenti un attimo, la Farnesina non conferma, e dico: ma guardate che se non lo conferma la Farnesina, lo devono dire loro. A un certo punto, nuova fiammata è libera, lo conferma la questura di Oristano. No, guardate, non sto scherzando, è tutto vero, si può andare a cercarlo. Mi vengono a dire. Eh, direttore, mo basta, lo dice anche la Questura di Oristano. Al che io dico, scusate, voi mi dovete spiegare che cosa ne sa la Questura di Oristano di Nord Africa, che cosa ne sa di Africa subsahariana, non ne sa niente. E no, perché la famiglia abita in provincia di Oristano, quindi un funzionario, e dico, ma chi lo dice? Uno con un nome, cognome, una faccia? No, una fonte anonima della Questura di Oristano. E adesso andiamo a inseguire una fonte anonima della Questura di Oristano. Tengo il punto perché ormai lì mi ero incapponito su questa cosa e dico no, non mi spiace, noi non, non ce ne frega niente della fonte della Questura di Oristano, richiamo la Farnesina e la Farnesina mi dice, vabbè ho capito ma adesso che cosa conta di più? Noi C'è anche la gente dei servizi là che, che sta facendo rapporto al governo e dice che non è stata liberata, che è probabilmente è una manovra per alzare il prezzo, eccetera, eccetera, e vale la vale Questura di Oristano? Io dico no, appunto, sono d'accordo con voi, riscrivo. Guardate che scusatemi, ma la questione ristana non è la farnesina, eccetera, eccetera. Alla fine purtroppo Rossella Altra non, è stata, liberata, non è stata liberata e abbiamo aspettato, non so più se altri 20-25 giorni perché fosse liberata. Con una cosa. Il giorno dopo mi chiama il, il ministro degli Esteri che poi diciamo, è, è finito un po' nella vicenda dei Marò in maniera un po', un po problematica. E mi dice, guardi, ho seguito tutto il dibattito, le volevo dire una cosa: che mi voglio togliere uno sfizio, che quando verrà liberata la notizia la do io per primo su Twitter. Perché siccome ieri ho visto, dopo che lei ha scritto, che siamo stati invasi, che facciamo schifo, che non abbiamo manco una notizia, eccetera, eccetera, ma siccome ormai sembra che valga il fatto di chi arriva primo e di chi la dice, allora poi la notizia la diede terzi su Twitter. Che cosa c'è in questa storia? In questa storia c'è. Che il tempo e l'approfondimento valgono ancora qualcosa anzi, valgono tutto, cioè la velocità è fondamentale. Ma se per la velocità tu scrivi su un sito, se io avessi detto Rossella Urru libera, evviva, brindiamo, stappiamo lo champagne, ma dopo la gente diceva: Ma che credibilità c'ha? Ma allora è uguale, può, questo può fare qualunque mestiere. La credibilità del giornalista è fare la differenza su queste cose, è fare il mestiere cambiano i supporti, potremmo andare che trasmettiamo dalla Luna da Marte, ma le basi del mestiere saranno l'unica salvezza del giornalismo. Fine per me. Grazie. Applausi. Morale di questo racconto. Continuate ad ammirare Fiorello come artista, ma non vi fidate di Fiorello come campione dell'informazione. Grazie mille, e ci vediamo qui l'anno prossimo, che ci elencherà le nuove, le nuove star del giornalismo venute da Internet. Fra due anni, però, fra due anni, puntuale ricordateglielo. Eh. Buona serata, grazie.